Chevux Massifue. Vabbè, la bambola rara. Ma perché sono francesi? Ciao Glitters e bentornati sul canale! Oggi finalmente nuovo unboxing in piscina! Effettivamente era da tantissimo tempo che non facevamo un unboxing nella piscina LOL. E questo non sarà un unboxing LOL, ma sarà un unboxing di Hairdos. Sono appunto delle nuove bamboline che si presentano come un mix fra LOL e Hardorables. Le abbiamo viste su Instagram e abbiamo pensato potesse essere molto carino recensirle. Io sono super curiosa, non vedo l'ora di scartarle dalle foto che ho visto, sono super pucciose. E quindi iniziamo subito con la challenge dello scarta nella piscina. Chissà se saranno interessanti come dici. Ah, non lo so, Marinda, le foto sembravano molto carine. Secondo me sì, già dalle immagini sulla confezione sono bellissime. Già, vediamo. Oppa, la mela, io voglio farsi il bagno, amore. Torna su. No, vabbè, resta giù. Ecco qui, guardate che faccina carina. Sono 24 da collezionare. Ok, questo praticamente dovrebbe essere tipo una confezione di shampoo, una cosa carinissima. Allora, troviamo. Ah, qui ci dice di trovare la bambola rara. Ah, e poi profumano, questo l'ho capita. Beh, qui ci dice il contenuto, però. Oddio, non ci interessa, dai, apriamo, fa niente. A volte non serve leggere quelle cose. Allora, siamo pronti, l'apertura è come quella delle LOL. Anzi, in realtà posso dire che è fatta meglio, ma ok. Apriamo. Ciao, perché sei intrappolata in questo. Allora, aspettate, cerchiamo di capire la faccenda. La bambola è questa, quindi non c'è niente da scattare. Poverina, ha rischiato solo di finire in acqua. Purella. Oh no, è finita in acqua. Ok, quindi in tutto ciò, aspettate, devo capire. Questo che cos'è? Cioè, è un involucro, si utilizza? Vediamo, cerchiamo di capire. Allora. Nanana, questo si toglie. Adesso la libero e poi ve la faccio vedere. Sembra carinissimo. Allora, Glitters, ecco qui si monta la sua sedia e poi lei ci si mette sopra. Questa è la bambolina, qui poi possiamo fare i capelli, possiamo cambiare pettinatura, immagino, e devo dirvi che ha un profumo. Buonissimo. Cioè, sa proprio di quei giocattoli, non lo so, di tanti anni fa, proprio sa di buono e questa è un po' fragolosa. Sì, sa un po' di fragola, guardate quanto è carina. No, vabbè, è fatta bene, guardate anche questi dettagli negli occhietti, così. È solo che purtroppo, cioè, sta seduta. Avrei preferito. Può stare. Cioè, Dario, può stare anche così, sulla sedia? Vuoi stare così? Ah, vabbè, cioè, ognuno si siede a modo suo. Trovo molto carina l'idea di questa bottiglia shampoo barra casetta. Cioè, guardate quanto funziona bene. È fantastico. E qui dentro praticamente c'è un piccolo salone da parrucchiera. Vedete, c'è la piastra, ci sono i prodotti per capelli, c'è l'asciugacapelli, le spazzole e questo è lo specchio. Quindi praticamente la nostra. Ma non c'è una checklist? Oh no! Ma sul serio? Ma che poi? Ma scusami, ma questa cos'è? Glitters, sono un po' confusa. Ma mo questo dove si mette? Qua? Sul serio? No, non penso. L'ho vista per puro caso, altrimenti l'avrei cercata per ore e ore. Cioè, la checklist sta qua sotto e. Oh no, ma quindi l'abbiamo Oh! Così si. Allora, delicatamente, delicatamente, perché ormai il danno è fatto. Ok, dai, è quasi salva. Queste si chiamano Pixie. Che carine! Poi queste Sparkle. Ok, anche queste molto carine, tranne questa. Questa non mi piace proprio. In realtà nemmeno questa. Queste due sono carine. Queste sono bellissime. Crystal. Queste sono tutte bellissime. Guardate questa, com'è bella.
Oh, questa è stupenda. Potrebbe essere come per l'Erdorabors, cioè che è lo stesso personaggio, però con diverse pettinature. Perché è scritto tutto in francese? Vi giuro, sto sudando per questo unboxing. Questa è Candy. Oh, Candy! Abbiamo un'altra bambolina che si chiama Candy. Va bene, ma ci dici qualcosa in più su come assemblare questa cosa? E la ventosa si mette sotto la sedia. Oddio, sembra che io sia qui a decifrare una qualche mappa. Ah, ho capito perché dicevo, ma perché mettere la ventosa se comunque anche questa è la base di una sedia? Perché fare una base che non ha la ventosa e una con la ventosa? Secondo me, per fare ciò. No. Si sta staccando. Si sta staccando, ma lo so che ti stacchi. Ecco. Dunque, sì, io penso sia fatta per questo, per poter attaccare la nostra bambolina ovunque vogliamo. E sì, è un'idea, è un in più molto caruccio. Comunque la bambolina è tanto tenerella e muove la testa in questo modo. Il corpo purtroppo non può muoverlo, di questo me ne dispiaccio un po' perché avrei preferito si muovessero almeno le gambine. Poi l'espressione è tanto carina, del tipo: sì, cioè, fammi una intenatura fashion, una cosa carina, eh. Sì, anche i capelli delle altre sono fatti così, quindi con questa lanetta qui. Vedete, quando le dobbiamo fare i capelli nel salone le mettiamo questa, giustamente, perché se no una cosa si deve fare bene o non la si fa proprio. Tra l'altro, lei può anche sedersi su questo piedistallo qui e quindi tenerle così sulla mensola. Ok, quindi tu aspetta qui, adesso apriamo l'altra amichetta. Nel frattempo, Melanie è morta nella piscina. Non è vero? Ok. Allora, Glitters, comunque questa volta la difficoltà non c'è stata nell'aprire la confezione, ma c'è sicuramente stata nel leggere la checklist. Questo dobbiamo ammetterlo. Allora, vediamo qui chi c'è. Pronti? Visto che qui si vede subito. Ma Marin, sei caduta dall'emozione. Woohoo! Oh, questa hai i capelli! Oh! Ah, ma allora possono avere i capelli di fibre diverse. Oh, bella, questa cosa mi piace. Allora, il salone dentro è uguale per tutte. Aiuto, mi sta bagnando tutta. Oh no, questa è la bagnata i capelli. E vabbè, perché li abbiamo preparato già lo shampoo. Oh cielo, ci posso credere. Ho preparato lo shampoo a una bambola che va dal parrucchiere. Cioè, effettivamente, mai unboxing fu più azzeccato. Ed eccola qui, guardate che carina! È carinissima. I capelli sono molto morbidi, oddio, non di un'ottimissima fibra, eh. E poi una cosa che proprio non mi piace è ciò. Però ho controllato, comunque in America costano circa 10 dollari e non so quanto, se arriveranno in Italia, quanto verranno vendute in Italia, ma non le darei più di 10-15 euro, appunto. Perché comunque sono tanto carine, sono fatte bene, soprattutto il viso è dipinto benissimo, guardate, non ci sono errori, sono pucciosine e poi ci si può giocare appunto creando, che so, delle treccine, delle varie pettinature, quindi sono carine, però qualitativamente insomma si può migliorare. E poi non ne so, l'idea di questo saloncino è carino, ma dopo quanto è pucciosa, ma sei pucciosina tu, sei pucciosissima, è carinissima. Dunque, se non sbaglio, lei è Pixie e ci è capitata la versione con lo chignon, che in effetti è la mia preferita. Evviva! Che bello, ci hai fatto caso che sono uscite tutte con i capelli rosa. Sì, Candy, infatti sono bellissime. Lei ha anche gli occhi rosa. Sì, è molto carina. Ecco, guardate, la misura è quasi quella delle LOL. Però vi ripeto, è un vero peccato che non possano stare in piedi e abbiano solo questa posizione, uffa. Beh, Glitters, io direi che... Allora, mi sono piaciute abbastanza, ne sono abbastanza incuriosita e ne ho fatte comprare altre due al mio papi. Su, su,
apri? No, vabbè, che bello, Glitters, ne abbiamo altre due. Ma sapete perché sono contenta? Perché non sono ancora state bagnate e quindi possiamo goderci la checklist. Quindi scusate, ma non le metterò nell'acqua perché voglio vedere per bene questa checklist. Quindi ne apriamo una così, ok? Poi l'altra può andare in acqua, così vediamo se le serve lo shampoo oppure no. Olè! Spoiler! Spoiler! Anche questa con i capelli rosa! Oh, che carina, però è un'altra! Ma questa è rara? È la rara? Scusate, è caduto tutto. Ok, ho recuperato le cose e Glitters a me sembra la rara. Però, appunto, vediamo per bene un attimo la checklist e poi la liberiamo. Perché... Oh, bene! Che carine! Allora, vabbè, queste cose le sappiamo già, giusto? Cos'è questo? Ah, ecco, sì, vabbè, come avevo detto io, cioè che potete attaccarle o alle finestre oppure agli specchi. Dopo le attaccherò tutte a una finestra e vedremo l'effetto. Ma nel frattempo vediamo la checklist. Abbiamo Pixie, oh, guardate, sì, ora si vede molto meglio. Abbiamo Sparkle, abbiamo Crystal. Oh, Crystal è molto carina. Abbiamo Lily. Ah, Lily è quella che ci è uscita. Ok, noi adesso abbiamo Lily, Pixie. Poi c'è Sky. Sì, Glitters, guardate, abbiamo trovato praticamente la versione rara, fra virgolette, che è quella che cambia colore. E adesso vedremo come. Poi c'è Candy, vabbè, l'abbiamo vista. Sinceramente però Candy, a parte in questa versione, poi non mi piace tanto. Solo due di queste bamboline potevano cambiare colore. E c'è uscita quella che può cambiare colore. Il mio papi sa quale prendere. Perché giustamente tutte le lolle che abbiamo aperto non c'è uscita mai un'ultra rara. Apriamo queste e ci escono le rare. Ottimo. Va bene, vediamo questa piccolina. Oh, questa ha i capelli molto più morbidi dell'altra. Guardate quanto sono belli. Ed eccola qui. Allora, è molto complicato togliere la plastica che le protegge, quindi fatevi aiutare da un genitore se mai le comprerete. Anche lei ha questo fiocchettino, comunque i capelli sono morbidissimi. Questi sono gli occhietti. Ha una luna tatuata, ce l'ha anche negli occhi e queste sono le ciocchette. E anche lei può girare ovviamente solo la testa e non può muovere assolutamente niente del suo corpo. Questa è una cosa che mi dispiace tantissimo. Adesso apriremo prima l'ultima e poi vedremo il suo cambio colore nell'acqua. Qualcuno le voleva con i capelli rosa? Beh, a me non dispiace. E vabbè, dai, però ce ne... Ma guardate che faccino carino! Ce ne sono tante, quindi boh, speriamo di trovare qualche colore diverso. Oh, siamo pronti? Olè! Sì, abbiamo trovato una bionda! Che bello! Oh, che carina! Questa sembra, ups, delle LOL, delle Air Girls. Caruccia! Ah, questa deve essere Cupcake, perché, oh, guardate, cioè, ha i codini a mo' di Cupcake. Questa è una cosa geniale. Candy! Ti chiami Candy? Sì, Glitters, lei è Candy. Guarda, ah, dall'immagine non sembrava tanto carina. Cioè, dal vivo è molto più carina. Vabbè, Glitters, quando prima vi dicevo che è difficile togliere questa plastica, è appunto questo. Cioè, non riesco proprio a togliere questo pezzettino qua. Ci sto provando veramente da secoli. E niente, non ci riesco. Comunque, questa è la bambolina. Apprezzo tantissimo anche che abbiano tutte pose differenti. Oddio, forse questa è quella che sembra più avere la testa nel collo. Guardate, tanto sognante. Io un giorno aprirò un negozio di dolci e li mangerò dalla mattina alla sera. Ed io, tua omonima, che significa con lo stesso nome, ti aiuterò in quest'impresa. Ah, qualcosa mi dice che avete la stessa passione per i dolci, perché lo stesso nome. Sì, diventerà la mia amichetta. Ovviamente, come vedete, a tutte esce il bavaglino qui per poter fare i capelli. Bene, e ora prepariamo l'acqua. Ho riempito la piscina LOL di acqua calda e ora vediamo come si comporta la nostra bambolina. Sinceramente ho un po' paura a bagnarle i capelli, però vabbè, per amore della scienza. Pronti? No, vabbè, stupenda sta cosa. Un colore bellissimo.
Poi praticamente si dice che per farla ritornare normale dobbiamo immergerla nell'acqua fredda, quindi ora vado a metterla sotto un getto d'acqua fredda e vediamo. In realtà non serve perché comunque sta già tornando normale, anzi questo effetto è ancora più bello, onestamente, cioè guardate che carino, piano piano sta tornando al suo colore originale. E adesso vediamole sulla finestra. Eccole qui i glitters, guardate che bell'effetto che fanno attaccate alla finestra. Quindi queste sono le nostre prime hairdos. Oh, non mi guardate così, sembra che loro due stiano guardando me. Che carine. Componiamoci. Il voto per queste doll glitter. Il voto di glitter è... Rullo di tamburi. 7! 7 su 10 non è male, è una sufficienza piena. Perché abbiamo dato un 7? Perché... sembrano delle bamboline molto molto economiche, però fatte bene. Cioè, apprezzo tantissimo anche il fatto che ogni personaggio abbia una posa diversa. In più trovo molto bello che ogni bambola abbia sua fibra di capelli. Esempio, c'è questa fibra qui, c'è questa che è tipo lana e poi ce n'è anche un'altra super cotonata che purtroppo però non c'è uscita. In conclusione, però, sono molto soddisfatta di queste piccoline. Sicuramente entreranno a far parte del nostro mondo e delle nostre storia. La mia preferita non può che essere Pixie, cioè Glitters è meravigliosa. Nel frattempo, noi speriamo che questo video vi sia stato utile, che vi sia piaciuto. Fateci sapere adesso nei commenti cosa ne pensate di queste bamboline. Piccola cosa che non vi ho detto è che hanno tutte lo stesso ottimo profumo. E se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, mettete un bel pollice in su, cliccate qui su Pixie per iscrivervi al canale e qui su Candy, non la nostra, ma questa. Per non perdervi tutti gli altri video dedicati ai vostri giochi preferiti, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!